Ciao a tutte ragazze! Allora, oggi spesa Coop perché la Coop sei tu, ricordatevelo, e vi faccio vedere che cosa ho comprato. Un tempaccio oggi perché veramente qui ha dato neve, burrasca, pioggia, c'è di tutto e di più. Scusate la luce, ma c'è veramente buio, sono le 9, ma è come se fossero, boh, non lo so, le 3 di notte, una cosa del genere. Ma partiamo subito. Allora, praticamente ho speso 47,50 euro più o meno e ho comprato tutta questa roba. Vorrei partire dalle verdure, cioè verdure tra virgolette. Ho preso carote, carotine piccoline, queste da sgranocchiare, mio figlio le sgranocchia, quindi le mangia, è una delle poche verdure che mi mangia questa. E poi anche questi finocchi che sono, secondo me, questo era il prezzo più basso. 1,59 euro, 1,8 kg di finocchi, sono quelli un po' più teneri, un po' più piccoli, che sicuramente si possono usare per varie preparazioni. Poi insieme a questa verdura ho preso l'insalata, sempre della la valeriana, perché ci piace molto, piace anche a mio figlio, una busta di rucola, sempre Coop, molto buona. Poi ho preso, quindi praticamente la parte della verdura è terminata. Ho preso il ragù alla bolognese, questo qui già pronto, che è buonissimo per fare una cosa veloce quando non si ha tempo. Quindi noi l'abbiamo già assaggiato ed è molto buono, dico la verità. Poi di queste ne ho preso due confezioni. È la salsa alla passata di pomodoro che mi serve per fare la pizza. Forse la farò domenica sera perché domani siamo a Milano, andiamo a trovare il mio nipotino e quindi domani sera magari arriviamo tardi, non penso di riuscire a fare la pizza, sicura, anzi sicuramente non la farò e quindi no, la farò forse domenica sera. Quindi due confezioni di questa passata Coop. Una delle farine che adoro è sicuramente questa, allora, colgo l'occasione per parlare del mio vecchio video che risale, penso, ad un anno fa, in cui io provo a fare un esperimento con la farina Manitoba per fare la pizza. Allora, ho ricevuto dei commenti, vabbè, insulti di tutti i tipi. Comunque io vi ricordo che se non volete vedere i miei video, siete pregati di filare, cioè guardatevene altri, guardate altri youtuber. A me non interessa, potete anche non guardarmi, me ne farò una ragione. E comunque vorrei chiarire che io non sono una cuoca, e si vede, e si sa, e gli esperimenti in cucina, vanno fatti. Poi si può discutere sulle dosi, non dosi, mi fa molto piacere che qualcuno mi ha commentato in maniera gentile, dicendomi, le dosi che, andrebbero fatte per utilizzare quella farina. Però, chiusa la parentesi, vi volevo consigliare io, anche se non sono nessuno per consigliarvi nulla, però la farina zero Coop è buonissima, la pizza viene ottima, io la pizza ovviamente la faccio col Bimby, quindi ascoltate, la faccio col Bimby, non faccio più esperimenti dove tutto è pesato, perciò se viene male la colpa è del Bimby, quindi prendetevela con la Warwork perché non è colpa mia. Bene, allora questa. Poi ho preso la piadina, eccolo qua lo scontrino, scusate, io ho speso praticamente 43,89 euro. Ok, piadina romagnola alla riminese, questa qui all'olio d'oliva molto buona, anche questa la utilizzo. Ora era un po' che non la compravo in realtà, ma perché appunto a volte per fare una cosa veloce, quindi probabilmente forse domani sera mangeremo la piadina a questo punto, perché se arriviamo tardi. Piadina, poi non so se avete seguito sui social la discussione sulla pasta Barilla. Io ho sempre preso ultimamente la pasta Barilla, però mi hanno consigliato di prendere la De Cecco che è molto più buona, quindi alla Coop già che ero là ho preso un pacchettino di De Cecco. Questi sono i tortiglioni. Io mi trovo bene anche con la Barilla. So che ci sono state tutta una serie di critiche, tutta una serie di questioni. Qualcuno ha trovato i vermi, qualcuno ha trovato la muffa. Io veramente non ho parole, non so che cosa dire.
Non so che cosa ci mangiamo a questo punto, perché veramente è una cosa allucinante. Vado avanti con i freschi, se no poi non riesco a metterli in frigo. Ho preso il classico, i due svizzere di pollo, tacchino, scusate, tacchino e rosmarino della Aia. Io queste qui, sapete, per chi mi segue da un po', le utilizzo anche per fare le polpettine che piacciono tanto a Jacopo, che poi le friggo e sono molto buone. Oppure con due si può fare una specie di arrostino ripieno, che è molto buono. Poi ho preso due bresaole punta d'anca per mio marito stasera. Ho preso ovviamente la merenda, questa qui da un euro, sapete che i bambini ne vanno matti, soprattutto perché dentro ci sono delle sorprese. Ora qui dentro non so che sorpresa ci sia, comunque la bici della merenda, parmareggio. Ho preso, per cambiare un po', Kinder Delice, buonissima, 2,99 €, è molto cara secondo me. Però già che mi trovavo alla Coop c'era un tempo da Lupi, quindi ho detto vabbè, già che ho trovato il posteggio vado alla Coop. Quindi ho preso la Kinder Delice, ci piace molto. Ho preso lo stracchino Nonno Nanni. Tutte queste cose che vedete non sono in offerta ovviamente, cioè io vi sto facendo vedere uno svuota la spesa Coop totale e poi dei marchi che generalmente quando vado lì mi trovo a comprare. Quindi non ho fatto la spesa del secolo, nel senso che non c'è nulla in offerta. Quindi Nonno Nanni. Ho preso il prosciutto fior fiore, che è buonissimo, veramente questo batte il gran biscotto, provatelo perché è troppo buono. E ho sempre della Coop, marchio Coop, ho preso le mozzarelle che mi serviranno appunto per condire la pizza. Ho preso, ah no, di verdura ce n'è ancora una scatola, cioè la scatolina del pomodoro ciliegino, mezzo chilo, però questi qui li ho pagati qualcosa come 2,70 €, un po' cari, devo dire la verità. Io comunque, ragazze, continuo a dire che mi trovo sempre molto bene a Lins Mercato, io mi trovo bene, e, però a volte per il tempo, per la fretta, eccetera, magari mi trovo anche ad andare a comprare alla Coop. Sapete cosa penso della Coop, che è veramente stracara qui a Genova? Io non ci vado mai, quasi mai. Le rare volte in cui mi capita di andare, perché proprio sono presa così e quindi è vicino e vado, però sinceramente non è il massimo del risparmio. Poi vabbè, le classiche gocciole sapete già che io le prendo sempre, un pacco di tovaglioli perla, anche i tovaglioli sono un po' cari, però vabbè, ho preso viola, quindi uso tantissimi tovaglioli, una confezione da 3 brick di Estate e una ciambella bicolore. Eccola qua, questa qui la porto domani perché non ho tempo di fare il dolce, non ho tempo di portare nulla di nulla, perché oggi ho anche gli scrutini, ragazze, sono presissima. Io vi mando un grosso bacio, ringrazio tutti gli iscritti, ringrazio i bei commenti che mi mandano, che mi scrivono molte persone, quindi io vi mando un grosso bacio, vi ringrazio, vi rimando al prossimo video, spero al più presto possibile, e vi auguro un buon weekend. Ciao!